Volevo raccontarvi questa cosa che mi è successa qualche giorno fa. Era sabato sera, stavamo a cena con degli amici, due coppie e io. Ormai mi invitano per compassione, penso. Due di loro hanno un bambino di 5 anni, Alessandro. Voi perché mi vede disadattato e incompatibile col mondo degli adulti, voi perché io e lui siamo gli unici a non avere una compagna. Fatto sta che Alessandro passa tutta la serata appiccicato a me. Mentre i grandi discutono dei massimi sistemi che muovono il mondo, io e Alessandro, con una coppia di gormiti, tentiamo di distruggerlo il mondo. Fino a che a una certa il mio giovane amico mi costringe a combattere. Io manco ci volevo venire a sta cena. Dopo vari colpi inferti sempre solo al mio gormita, perché Alessandro tra l'altro è prepotente e se non vince si mette a piangere, succede una cosa inaspettata. Nell'euforia della battaglia la mano di Alessandro urta una bottiglia e mi rovescia addosso 66 centilitri di birra. Nemmeno il tempo di rendercene conto che la mamma d'Alessandro salta dalla sedia come una molla e con la follia negli occhi inizia a strillargli contro. Alessandro sbotta in un pianto disperato e io, completamente zuppo dei peroni della riserva, rimango paralizzato con un braccio a mezz'aria ancora a reggere un pupazzetto pronto a difendersi dagli eventuali attacchi del nemico. Praticamente un coglione. Provo a prendere le parti di Alessandro, balbettando frasi di circostanza che non fanno altro che peggiorare la situazione, tipo: "No, ma mica mi ha bagnato tanto, eh." Alla fine è solo un bambino, cioè, alla fine sono cose che capita. I miei amici si voltano verso di me e realizzano che quelle parole sono state pronunciate proprio da quel 34enne col gormita in mano, i cui piedi sguazzano ancora in quel laghetto di Malto e Luppoli. A quel punto avevo ormai perso ogni residuo di credibilità, della dignità, manco a parlarne. La mamma si gira e mi annienta con lo sguardo. Da questo momento in poi io non parlerò più per il resto della serata. Dopo mezz'ora di panico, tutto torna a una semi-normalità. Alessandro si era appartato a giocare da solo nella sua isola di Gorm. Aveva smesso di piangere, ma c'aveva gli occhi ancora lucidi. Allora io, intenerito, mi avvicino a lui. Gli racconto che i supereroi sono uomini grandiosi perché sanno mantenere i segreti. E se qualcuno gli fa una confidenza, loro manterranno quel segreto anche a costo della loro stessa vita. "Tu vuoi essere uno di loro?" gli faccio. Lui, rincuorato, facendo di sì col capo. Allora sorrido e, accarezzandogli la testa, con tutta la tenerezza e il conforto che riesco ad infondere, gli sussurro il nostro segreto all'orecchio: "Alessandro, sei un pezzo di merda." E Alessandro ricomincia a piangere.